Nuvolari nel 1931 fu protagonista di un Gran Premio d'Italia a Monza, ricordato come una delle sue gare più belle. Fin dal via Nuvolari si trovò a battersi con i compagni di squadra, ma anche con Varzi e Chiron sulle temibili Bugatti. In quegli anni i Gran Premi erano vere e proprie corse di resistenza, che duravano anche 10 ore, con soste ai box e con la possibilità di salire su un'auto guidata da un altro pilota. Proprio Nuvolari fu costretto al ritiro per rottura del differenziale nelle prime fasi della gara. Salito però sull'auto di Campari, il mantovano fu autore di una bella rimonta e vinse il Gran Premio con la 8C 2003 Monza, vettura succeduta alla P2.